Ma che problema ha la destra con i bambini? No, perché tutta quella storia della famiglia, dell'importanza delle nascite, degli incentivi, altrimenti l'Italia si spopola. Ci manca solo Giorgia Meloni che ti chiama tutti i giorni tipo tua madre e ti dice: allora, ancora niente? Vogliamo un nipotino? Dobbiamo rendere conto del fatto che se non ricominciamo a mettere al mondo dei figli, siamo spacciati. Poi in realtà dipende chi li fa, sti figli. Perché ci vuole un po' di selezione, mica sono tutti uguali i bambini. Pensiamo alle famiglie omogenitoriali, alle famiglie di immigrati, alle donne che partoriscono in carcere. Ma vuoi mettere quella famiglia tradizionale? Papà, mamma, bambino, bambina, un bel mulino bianco? Molto meglio. Nelle ultime settimane la destra è partita all'attacco delle famiglie arcobaleno, bloccando la trascrizione dei figli con la scusa della maternità surrogata. E abbiamo sentite di tutti i colori, tipo che i gay spacciano i bambini per figli loro. Questa l'ha detta il vicepresidente della Camera Rampelli. E vabbè, per loro, niente diritti. Ma allarghiamo il discorso alla questione delle madri in carcere. La destra ha modificato una proposta di legge dell'opposizione che prevedeva la detenzione in case protette per le donne con i loro bambini, per evitare che debbano nascere e crescere in carcere. Non era un'amnistia, si trattava di far scontare la pena in un luogo più adatto alla crescita di un bambino piccolo. Per la destra devono restare in carcere, mamme e figli, perché altrimenti le borseggiatrici rom se ne approfittano. Non si capisce veramente come potrebbero, ma è l'ennesima battaglia propagandistica della Lega. La morale? Anche per questi bambini, meno diritti. E ve lo ricordate quel discorso dello ius culture, ius scholae, eccetera? I figli degli immigrati, nati e cresciuti in Italia, continuano a non avere la cittadinanza. Ma vabbè, per loro di diritti proprio non se ne parla. Intanto al calciatore col trisavolo italiano la diamo subito, anche se non ha mai messo piede in Italia. Insomma, per la destra vanno bene i bambini, ma non proprio tutti tutti. Che poi loro non sarebbero manco un problema. Dipende dai genitori alla fine. Sono loro che vanno colpiti. A questo punto si potrebbe istituire un tribunale dei diritti per decidere a chi darli e a chi no, con un giudice seduto sullo scranno più alto a guardare tutti i bambini in fila e puntando il dito a dire la fatidica frase: a chi sei figlio?